Classico furto con destrezza in piena regola, cambiano le modalità, ma la sostanza resta la stessa. La banda del Buco ha messo in pratica un nuovo sistema per ripulire le malcapitate vittime. Bucano la ruota dell'auto, aspettano che il proprietario se ne accorga e provveda alla relativa sostituzione della gomma per rubarli marsupio, portafogli, contanti, carte di credito e fino anche la busta della spesa. Insomma, svaleggiarli tutto il possibile ed anche di più. A quanto pare, il teatro preferito delle operazioni del malviventi è molto spesso il parcheggio di un supermercato pieno di auto con i clienti clienti indaffarati tra buste della spesa, carrelli e portafogli. I furfanti ne approfittano e mettono a segno il colpo. A denunciare il fenomeno è stato Alfredo De Filippis, titolare dell'omonima officina di ricambi di pneumatici a Pontecagnano Faiano. Il suo post di avvertimento su Facebook ha trovato numerosissimi proseliti e soprattutto tante persone già vittime della banda del buco. Ne arrivano una decina al giorno. Tutti i supermercati i più grossi dove ci sono i parcheggi più grandi è praticamente niente è la storia del palo uno fa da palo l'altro gli taglia la gomma e nel mentre che il malcapitato se la sostituisce gli, to gli tolgono la borsa e il borsello o tutto quello che c'è in macchina addirittura una persona si rubano perfino i dolci aveva preso dei dolci pure i dolci si rubano dalla macchina percentuale sta capitando a un sacco di persone Purtroppo le forze dell'ordine per quando vogliono essere presenti, però quelli non stanno, fanno a marcia di leopardo, non stanno sempre davanti allo stesso supermercato, quindi una volta lo fanno a un supermercato, una volta a un altro. Generalmente la zona più colpita è Pontecagnano, Furni, ehm, vabbè, ci sono pure qualche, qualche supermercato alla zona industriale, però la zona più colpita è questa qua, tra Furni e Pontecagnano dove chiaramente ci sono gli ipermercati più grandi e di conseguenza ci sta più carne a cuocere per questi signori. Sì, anche se la gomma poi passa in secondo piano, perché chiaramente quelli, quelli ti rubano tutto, borsello, chiavi di casa, carta d'identità, di patente, tutto quello che, che uno ha normalmente in un marsupio, in una borsa. Quindi diciamo che la problematica più grossa è questa. La gomma vengono qua, non hanno neanche più i soldi per poterla pagare, quindi li mettiamo a camminare, mi fa anche brutto, insomma, mo, a parte tutto, che ci sono persone che vengono piangendo, insomma, mi fa anche brutto prendermi i soldi, però è una cosa proprio... Quando trovate una gomma sgonfia nei supermercati, eh, non ve la cambiate, guardatevi intorno, vedete se ci sta qualche vigilante, perché il 90% vi vogliono fare il furto, specialmente se avete un Marsupio a tracollo.